la chiamo la prima ora, professor Paolo Maria Terni. Stravolgiamo il programma come al solito. Vi chiedo a tutti quanti di fare di tornare ai vostri posti il più velocemente possibile. Grazie. Ho cominciato alle meno 10 per troppo eccesso di rumore, ma cercherò di fare una cosa piuttosto rapida per dare tempo anche agli altri relatori di esporre. Molto in sintesi, quello che si voleva noi, io e Stefano Morigi che presenterà con me, proporre è un modello di uno specifico modello di flipped classroom declinato, per dirla in sintesi, sulla epistemologia della ricerca scientifica. Adesso cercherò di spiegare quel che ho detto, e anzi passerò, se le slide sono pronte, direttamente la parola a Stefano, che fa il primo pezzo dell'intervento. Grazie Paolo, buongiorno. Si sente fin troppo, prima non si sentiva niente, però meglio così. Come diceva il professor Ferri, noi ci siamo dedicati allo sviluppo di un modello di classe ribaltata basata su una matrice culturale particolare per certi versi, per certi altri invece tradizionale, che è quella della cultura scientifica, perché è stato detto anche molto bene stamattina, la classe ribaltata è il tentativo di riattivare la didattica, e questo comporta una serie di cambiamenti di relazione, di strategie di apprendimento, anche di strutture, degli spazi e degli arredi della classe, ma non è sufficiente girare i banchi di una classe, non è sufficiente illudersi di fare dei lavori di gruppo, perché questa sia una didattica attiva, uno, e due, una didattica attiva aumentata dalle tecnologie. Allora, per introdurre il discorso che noi abbiamo tentato di sviluppare e che non riusciremo a riprodurvi nella sua completezza nella giornata di oggi per la ragione di tempi sopra motivate, vi chiedo, vorrei fare con voi molto molto rapidamente un esercizio. Prima il professor De Mauro parlava di socialismo reale applicato, e allora vi porto in un contesto simile. Non ci eravamo messi d'accordo, giuro. Se voi vedete questa, si vede un po' male per riflesso, è un'aula, se voi la guardate così in maniera sostanzialmente distratta, tradizionale. Tradizionale in che senso? Perché vedete dei banchi contrapposti a una cattedra e a una lavagna. Cosa c'entra socialismo reale? È una classe dell'Unione Sovietica, è anche un documento abbastanza prezioso che mi viene da un collega che studia l'Unione Sovietica. Quello che vedete sopra non è Napolitano, ma è Lenin. No, lo dico perché da lontano magari è Lenin, e quello che vedete del fianco alla cattedra è un abecedario in cirillico, diciamo così. Ecco. Che cos'ha di interessante questa immagine? Apparentemente nulla, perché è un setting che tutti conosciamo, che in qualche modo stiamo praticando anche in questo momento. La domanda che io vorrei fare a molti di voi, o a ciascuno di voi, è quella: secondo voi questo è un setting modificato dalle tecnologie? No, sì, no. La mia risposta invece è sì. Il problema è intendersi quali sono le tecnologie che hanno contribuito a organizzare lo spazio così come noi lo vediamo, strutturato anche fisicamente, oppure cambiamo classe ma rimaniamo sempre in Unione Sovietica, popolato dagli attori di questa classe. La tecnologia che ha strutturato questo spazio, che ormai noi siamo portati a considerare come, con tutte le virgolette del caso, naturale o perlomeno metastorico, diciamo così, buono per ogni occasione, è una tecnologia che non consideriamo più tecnologia. Infatti, non a caso, alcuni di voi ho sentito rispondere: no, non c'è nessuna tecnologia in quella classe. Invece c'è, ce l'ha in mano con l'insegnante là in fondo, si chiama libro. Com'è che il libro è riuscito a organizzare uno spazio e a modellare delle relazioni tra i protagonisti, attori di quello spazio, e a definire uno stile di apprendimento che è quello che stiamo mettendo per molti versi in discussione oggi ragionando di flipped classroom? Com'è che ha potuto? Beh, ha potuto perché da quando il libro è diventato un oggetto
da portare in classe, non è avvenuto subito, anche lì ci ha messo molto tempo, è dovuto essere un oggetto gestibile all'interno di una classe, bisognerebbe fare tutta la storia del libro, ovviamente non abbiamo modo e tempo. Il libro si presentava come quell'oggetto in cui venivano precipitate tutte le conoscenze necessarie e sufficienti per ottenere gli obiettivi formativi che una qualsiasi classe, scuola, si era posta. Non c'era bisogno d'altro, c'era tutto sostanzialmente nel libro. E allora, cosa c'era bisogno però? C'era bisogno di un qualcuno che rendesse accessibile a un pubblico inesperto e incompetente, cioè quello degli studenti, rendesse accessibile contenuti diversamente inaccessibili, perché è troppo difficili. Questo qualcuno è l'insegnante, come molti di voi sono, come molti di noi siamo, e questo dovrebbe farci riflettere sul fatto che l'introduzione di quella tecnologia in quello spazio ha prodotto l'insegnante. Non è l'insegnante che ha prodotto il libro o che l'ha gestito semplicemente come uno strumento neutrale, ma è il libro che, introdotto in uno spazio deputato all'educazione, all'insegnamento, ha prodotto l'insegnante, un certo tipo di insegnante. Quale tipo di insegnante? Quell'insegnante che doveva essere, con tutto il valore aggiunto, non voglio in nessun modo sminuire ovviamente la funzione, anzi la sto esaltando, ma l'insegnante che era portavoce del libro, nel senso letterale del termine, cioè che dava voce a quello che era dentro nel libro e lo restituiva in maniera accessibile a un pubblico, che sono quello degli studenti, che va configurandosi esso stesso come pubblico, pubblico di quella voce che amplifica i contenuti del libro, che diversamente non sarebbe stato in grado di poter accedere, se non con molte più difficoltà, ai contenuti di quella tecnologia. Ecco allora che il portavoce ha bisogno di un pubblico, ecco allora che questa relazione, la devo fare per molti versi di necessità molto breve, ha costruito quello spazio lì, ha costruito questo spazio qui che stiamo vivendo adesso, dove ci sono delle persone che ascoltano e qualcuno che parla, perché in qualche modo dà voce a studi che ha fatto o che ha fatto altri, che ha studiato, eccetera eccetera. Perché è importante questa riflessione? Perché non si può immaginare che quando in quello stesso spazio o in questo stesso spazio, oltre al libro e alla cultura del libro e alle dinamiche generate dall'utilizzo del libro, viene introdotta anche una tecnologia diversa, non si può pensare che tutto rimanga come prima. Ci si può illudere che tutto rimanga come prima, ma invece le cose cambiano. E allora il compito di pensare una vera flipped classroom e di conseguenza una vera didattica aumentata dalle tecnologie non è il compito di chi si limita a un aggiornamento informatico, cioè a studiare che come funziona una LIM, come funziona un tablet, a distribuire questi oggetti o altri all'interno di una classe, a girare i banchi e illudersi che quella sia una didattica aumentata dalle tecnologie o, peggio ancora, una flipped classroom. No. Bisogna cominciare a ragionare sulle dinamiche conseguenti all'introduzione di quel tipo di tecnologia in uno spazio deputato all'insegnamento e immaginare una strategia di apprendimento e di relazioni all'interno di quello spazio che possa gestire le criticità che l'introduzione di quella tecnologia comporta e ottimizzare le risorse. Sì, è del tutto evidente che oggi non siamo neanche più in un'epoca di transizione, cioè oggi la tecnologia caratterizzante la nostra civiltà non è più il libro, punto. Il libro è morto. Il libro di carta è morto. Oh, sono contento che vogliamo fare un po' di polemica, non lo possiamo fare, ma non importa. Il libro di carta è morto. Perché? Perché il libro di carta è morto? Il libro di carta, non la scrittura alfabetica, non la trattatistica, no, il libro di carta, no? è morto perché è stato sostituito nelle mani dei nostri bambini, che io chiamo nativi digitali e continuo a chiamare nativi digitali nonostante tutti i miei colleghi dicano che
una bufala, ma adesso li chiamo addirittura nuovi bambini, perché sono tanto più diversi, perché i miei colleghi hanno dei bambini ma non li guardano, perché se li guardassero vedrebbero che sono antropologicamente diversi da noi. Allora, perché costoro hanno un'impronta digitale che i loro genitori producono quando sono addirittura nella pancia, perché l'indagine della London School of Economics dice che il 30% delle mamme europee posta le ecografie dei figli online su Facebook. Allora, di cosa stiamo parlando? Quando hanno un anno maneggiano lo smartphone della mamma, vedono la mamma e il papà che gestiscono schermi, evidentemente nelle fasi più importanti dello sviluppo entrano dentro un brain frame, entrano dentro nella galassia internet, punto. Loro non sanno neanche che esiste la galassia internet. Le domande che fanno i bambini sono: perché non posso portare il tablet a scuola? Ma perché il cellulare no? Perché per loro sono strumenti quotidiani, esattamente come per noi lo è stato il libro. Allora basta, finiamola lì, capiamo come deve essere organizzata una metodologia didattica che accetti questo dato di fatto: la morte del libro, la morte del manuale, punto. Come si fa a fare tutto ciò? Beh, si fa anche attraverso la metodologia della flipped classroom, ma, e qui vado velocissimo, prendo questa, senza un'epistemologia forte di sfondo non si viene a capo di nulla. Allora, per capire qual è l'epistemologia forte di sfondo, dopo un attimo la parola a Stefano perché la ridò sul modello, bisogna capire come è nato il web come lo conosciamo noi oggi, cioè il web di Tim Berners-Lee. Noto questo nome? Sì. Oh, meno male, perché nel posto dove eravamo ieri nessuno neanche sapeva chi era. Ma il web di Tim Berners-Lee non nasce negli Stati Uniti in qualche multinazionale che vuole rubare i soldi alla gente, non nasce in Cina in qualche posto che vuole dire, non nasce in Islam, ma nasce a Ginevra, al CERN di Ginevra, a opera di un inglese. Lo quale inglese ha dal direttore del CERN, essendo un tecnico informatico di alto livello, ovviamente, ma un tecnico informatico non è un ricercatore del CERN, è un tecnico informatico, ha un compito specifico, quello di facilitare la comunicazione tra gli scienziati che di volta in volta vengono e vanno dal CERN e poi tornano alle loro università. E c'è un grosso problema, a quell'epoca siamo tra il 90 e il 92, di permanenza dei dati, di replicabilità dei dati, di mantenimento di una comunità, come dire, scientifica anche a distanza. Siamo nel 90-92, le proto-reti di forma solo testo o alfanumerica. Erano le linee dedicate, si chiamavano. Appunto. Da questo punto di vista, Tim Berners-Lee cosa fa? Costruisce. Inventa, idea, è probabilmente una delle personalità più rilevanti del secolo scorso, nessuno glielo riconosce, ma in Italia, altrove sì, perché la regina l'ha fatto baronetto, ma non importa. È probabilmente una delle personalità più rilevanti del secolo scorso perché ha dato forma a uno strumento che permette alla comunità scientifica di garantire quelli che sono i principi a priori della comunità scientifica da quando l'impresa scientifica è stata inventata. Cioè la pubblicità dei dati, la revisibilità dei dati e la discussione su questi dati stessi. A questo serve il web, e per questo è nato il web come lo conosciamo oggi, nella testa di Tim Berners-Lee, e questo è inconfutabile, nel senso che il protocollo HTTP, il protocollo www, il protocollo HTML li ha inventati lui. Dove? Al CERN, per fare sta roba qua. Poi cosa ne abbiano fatto altri, a me interessa poco, ma mi interessa l'epistemologia che ci sta sotto, che è l'epistemologia della ricerca scientifica. Quando dico ricerca scientifica intendo ricerca scientifica lato senso, in filologia, in storia dell'arte, in fisica, in chimica. Allora bene, se questo è la nascita della tecnologia caratterizzante della nostra epoca, beh, allora è anche abbastanza chiaro come vada, su quale tecnologia dobbiamo ribaltare la classe.
E c'è poi il problema di come spostare i banchi, di come riassettare le cooperative, eccetera, eccetera, va bene. Ma c'è il problema in realtà di quale su quale epistemologia fondare la didattica. E allora, non potendola più formare su un'epistemologia della tradizione, letteralmente, del tradere attraverso il testo stampato dei contenuti, perché ormai i testi stampati sono, se va bene, altissima divulgazione quando escono, sono vecchi i loro contenuti, almeno 6-7 anni, perché il dibattito della scienza si svolge fuori dal libro. Io personalmente, della mia disciplina, non leggo più libri da 7-8 anni. Quali? È ovvio, non leggo libri, leggo PDF online, perché quel che mi interessa sta lì, le novità stanno lì. Quando sono sui libri sono passato vecchio di 6 anni. Allora, se questa è la questione, allora, e se l'epistemologia diffonde quella della scienza, allora, al netto di alcune precondizioni, che sono la banda in classe, questo bisogna chiedere alla buona scuola, la banda in classe, non le macchine, la banda in classe. Al netto di alcuni qua dentro, spero che nessuno pensi agli strumenti musicali, la banda in classe, i software per la gestione delle classi virtuali, non le LIM, non i tablet, i software per la gestione, non il ferro, non il ferro, basta soldi sul ferro, non serve. I soldi, i software per la gestione delle classi virtuali e per la dematerializzazione della scuola, ce ne sono di open source, ce ne sono di proprietari, quel che volete, ma quello ci vuole. E poi ci vuole la formazione dei docenti. Allora è ora che i decisori politici o chi per loro interiorizzino questo principio, che se si mettono pochi soldi per comprare delle macchine o degli strumenti del ferro, non si cambia niente. Queste però sono precondizioni necessarie ma non sufficienti. In questo dicevo, sto in sintesi, non vado ad approfondire. Ecco, se abbiamo queste precondizioni, adesso Stefano, in altrettanta sintesi come ho tentato di fare io, prova a descrivermi il modello con cui si lavora. Quanto abbiamo? 10 minuti? 5 minuti, ci proviamo. Visto che abbiamo solo 5 minuti, la cosa che a me preme a passi di questo nostro discorso, scusatemi, io mi occupo di filosofia della scienza e quindi potrei risultare pesante su queste cose, ma le trovo centrali culturalmente, perché il cambiamento non è un problema di aggiornamento informatico o tecnologico degli insegnanti o delle classi, è un problema culturale, cioè di svolta di paradigma, come direbbe qualche appunto illustre collega del passato. E la svolta di paradigma è raccontata nella storia della scienza, perché quel breve capitolo di storia della scienza e della tecnologia a cui Paolo faceva prima riferimento di Tim Berners-Lee racconta che il web come noi lo conosciamo è stato il prodotto di una necessità, il prodotto di una necessità di una comunità, quella scientifica, che da quando è nata, circa la fine del Cinquecento, ha funzionato su 3 concetti fondamentali. Cioè, la scienza come noi adesso la conosciamo è un sapere pubblico, rivedibile e controllabile. Tutte e 3 le cose insieme. È rivedibile perché è controllabile perché è pubblico. E la dialettica all'interno della comunità scientifica funziona così: uno ha una teoria, ha degli esperimenti fatti, ha delle evidenze, li condivide, notate i termini, perché il resto della comunità possa discuterli, rivederli, confermarli piuttosto che confutarli. Okay? È dentro questa dinamica che è nata la necessità di avere uno spazio di condivisione ancora più efficace e performativo. È dentro questo orizzonte culturale che Tim Berners-Lee ha concettualizzato la rete come noi la conosciamo. E allora, se quella rete entra in uno spazio, così come è accaduto al libro tanto tempo fa, è non evidente, ma plausibile il fatto
che la cultura che quello strumento ha prodotto debba diventare almeno l'orizzonte culturale all'interno del quale ripensare una didattica aumentata da quella tecnologia. Per cui l'attivazione di una didattica aumentata dalla tecnologia, dal nostro punto di vista, è difficilmente pensabile rimanendo a digiuno di quella cultura scientifica che l'ha richiesta a un suo tecnico. E allora, sulla base di questa considerazione, che di nuovo mi scuso, riduco all'essenziale, noi abbiamo provato a pensare a un modello che ha una base poi epistemologica tecnica che non vi posso raccontare appunto per ragioni di tempo, che si rifà a una parte del calcolo delle probabilità che si chiama bayesiano, per questo si chiama la classe di Bayes, ma che in questo contesto vi racconto solo in maniera qualitativa, poi magari lasceremo i materiali, se qualcuno è interessato magari ci scrive e vi diamo indicazioni un pochino più precise, bibliografiche o dirette personalmente. Certo è che la lezione, diciamo, per meglio dire l'unità didattica, deve essere riconfigurata in maniera molto diversa da quella tradizionale. E allora, molto brevemente, noi abbiamo pensato che anche in termini di tempo debba essere strutturata sostanzialmente in tre momenti. Li abbiamo chiamati, ma questo per convenzione, la prima cassetta degli attrezzi, o se volete toolbox in inglese, c'è una parte di problem solving cooperativo e quella che in maniera un po' pittoresca abbiamo chiamato situation loop. Che cosa sono questi tre momenti? Il primo, quello della cassetta degli attrezzi, è la fase della progettazione. È la fase in cui un insegnante si pone... Sì, qua gli studenti non ci sono proprio, succede a maggio, giugno, aprile, maggio, giugno. È la fase in cui entrano nelle classi. Se non avete sentito, dice, avviene prima, la progettazione che fanno gli insegnanti quando gli studenti ancora non ci sono a scuola. È la fase in cui l'insegnante si pone degli obiettivi formativi e prepara i materiali utili ad avviare un lavoro di ricerca. Meglio il dipartimento che l'insegnante singolo, meglio il gruppo degli insegnanti. Sì, se poi si lavora in dipartimenti è ancora meglio in questo momento. Ovviamente non si tratta di produrre tutto il materiale, non so dove mettere per i fischi, ma comunque tutto il materiale necessario, tutto il materiale necessario a avviare un percorso di ricerca. I nuclei fondanti, le indicazioni bibliografiche, ma soprattutto le indicazioni metodologiche. Dopodiché, la fase seconda, è una di quelle più interessanti, almeno dal mio punto di vista, è quella dove avviene la ricerca attraverso, diciamolo molto facilmente, delle griglie concettuali che sarebbero funzionali non a essere dei modelli rigidi da replicare, ma sarebbero funzionali a allenare i gruppi di ricerca in cui la classe viene suddivisa all'approccio scientifico, cioè a farsi le domande giuste quando conducono una ricerca e ad allenarsi anche a portare le argomentazioni a sostegno di un risultato senza esporlo semplicemente perché è stato trovato, oltre che a organizzare un lavoro di ricerca all'interno di un gruppo che è tutt'altro che banale. Solo in questo senso secondo noi è sensata la cosa per cui si ribalta la classe e sono attivi gli studenti. Sono attivi gli studenti perché fanno, attraverso l'enorme potere di simulazione delle macchine, laboratorio invece che studio, ricerca e scoperta invece che apprendimento mnemonico, chiaro? Non possiamo andare nel dettaglio della... La terza fase, che Paolo, colpa sua, ha chiamato Situation Room, perché la Situation Room è la stanza in cui, l'avete vista in molti film, no? Il Presidente degli Stati Uniti negli stati di crisi chiama i suoi esperti per scegliere la soluzione migliore per gestire questo stato o di pericolo, insomma, o di crisi in senso lato. È il momento del confronto più che della verifica, è il momento in cui i vari gruppi devono non semplicemente esporre, perché l'esposizione la si è sempre fatta nelle famose ricerche a scuola, ma è quello che si fa proprio all'interno di una comunità scientifica quando tu hai
dei risultati e devi essere in grado di esporli argomentando, portando delle evidenze e eventualmente mettendo in discussione le evidenze degli altri se qualcosa non torna. Non è un esercizio che viene subito e facile. L'esercizio dell'esporre e del chieder conto di, così come avviene all'interno della comunità scientifica, è tutt'altro che intuitivo. Le pratiche e le logiche della ricerca non vengono così ribaltando i banchi. È un esercizio che va fatto sulla base di alcune griglie concettuali che possono aiutare, come fosse una ginnastica mentale, alla ricerca scientifica. Poche teorie scientifiche sono intuitive, pochissime. Pensate alla teoria dell'evoluzione di Darwin, non è affatto intuitiva nella sua propria struttura logica, per dirne una, potremmo fare esempi ancora più pregnanti. Allora, il nostro discorso, per questo l'abbiamo chiamata classe di Bayes, perché abbiamo preso da un modello epistemologico, qualcuno poteva fare riferimento o sceglierne un altro, noi abbiamo scelto questo perché ci piaceva, per le ragioni che non abbiamo il tempo di raccontarvi. Abbiamo tentato di strutturare soprattutto queste due parti, no, non queste, ma non importa, no, torniamo indietro. No, dietro. No, dammo qualche riferimento, perché sennò capisce tutto. Sì, ma non importa. E abbiamo scelto come griglia concettuale dentro cui costruire il lavoro della ricerca, a partire dalla ricerca medesima fino alle logiche dell'esposizione della ricerca. Diversamente, a nostro modo di vedere, si corre il rischio che la classe ribaltata sia semplicemente l'aggiunta di una tecnologia, un aggiornamento informatico da un lato dei docenti e dall'altra parte dei ragazzi, ma non si vada a innescare quella dinamica dentro la quale quella tecnologia è nata e che quella tecnologia ha richiesto, che peraltro, consentitemi di dirlo, è il miglior modo di crescita, di critica e di crescita della conoscenza che noi conosciamo, che è quella della ricerca scientifica. Ora, non equivochiamo sul fatto che la ricerca scientifica riguardi solo le materie scientifiche. Questo mi pare evidente, io lo ricordo perché spesso diciamo: ma io insegno latino. Benissimo. Ci sono insegnanti che lavorano con noi nel percorso formativo che per noi sperimentale, per loro formativo, che stiamo proponendo sul territorio italiano, che fanno le materie più classiche, più umanistiche possibili, con un atteggiamento di ricerca. Ma, e qui chiudo, do la parola a Paolo se qualcosa ancora vuole aggiungere, il messaggio nel tempo che ci è stato dato, che mi piacerebbe passasse, è che il ribaltamento della classe è prima un ribaltamento culturale, poi tecnologico. Se non passa questo, è meglio stare nella classe dell'Unione Sovietica. Trovate solo per indicazioni tecniche nella presentazione, trovate riferimenti e cose, e poi le nostre mail le potete cercare online e possiamo comunicare in quel modo. Ovviamente sì, tutto sul sito, lo fa lui, sarà tutto sul sito, sia le slide che i filmati del convegno, dal primo all'ultimo.